Oggi è una bellissima giornata, è tutto sereno. I prossimi giorni danno di nuovo pioggia, ma oggi era talmente bello che stamattina abbiamo pensato di tornare a fare un giretto sul Colle dell'Agnello. Andiamo a dare un'occhiata a vedere com'è la situazione. Ci sarà ancora della neve, buttiamo l'occhio, così vi facciamo vedere un po' com'è. Oggi è l'11 giugno? Oggi è l'11 giugno, quindi vediamo un po' com'è la situazione su in alta quota verso i 2005, 2006, 2007. Ieri sera abbiamo fatto cena con i nostri amici, avevamo fatto la crostata, quella che avete già visto filmato, era molto buona, quindi ha avuto successo. E oggi vediamo un po' come porta la giornata, vediamo anche fino a quanto dura bel tempo, perché poi danno ancora che deve piovere, quindi vediamo un po' come porta. Per il momento la giornata promette bene, vediamo come va la giornata. Qui c'è già un blocco di polizia, adesso speriamo che non ci fermino. No, si vede che c'è già qualche controllo sulla strada. Vabbè, ci sentiamo tra poco e vi facciamo vedere com'è il Colle dell'Agnello in questi giorni. A dopo. Eccoci arrivati al pratone, bellissimo. Facciamo fare due passi a pupi. Di solito ci fermiamo dove c'è questo prato grande perché è molto bello. Una volta si poteva anche mettersi col camper, infatti era l'ideale. Poi i pastori hanno chiuso con delle pietre, quindi niente, non si può più stare col camper proprio qui nel prato. Però è sempre molto bello fare due passi, ci sono dei bellissimi fiorellini, si sentono gli uccellini. Per il momento la giornata è bella, lì sopra c'è un po' di neve, guardate che spettacolo! Ci sono ancora dei bei nevai, siamo comunque a quota, là c'è una marmotta che corre, e saremo a quota 2005 qua, più o meno, sì, più o meno. 2005, sì. Quindi questa è la situazione neve, comunque il colle adesso è aperto, infatti verso la Francia, infatti se vedete c'è anche un camper che arriva giù, la strada è aperta, il colle si può fare. Pupi, nonostante che non cammini più di tanto, però se ci sono delle tane di marmotte va subito a piantare il nasino, eh.
abbiamo ripreso la strada per il colle. Come vedete qua c'è più nevai. Eccoci al colle, sosta d'obbligo. Vi ricordo l'altezza di questo colle, che è di 2744 metri. Versante francese. Quanta neve di qua! Ce n'è tanta di più che dal versante italiano. C'è più neve qua. Sì. C'è ancora gente con gli sci laggiù. C'è gente con gli sci lì sotto. Ragazzi, guardate quanta neve! Non so se vedete, io sono piccola, però guardate quanta neve, non so se avete idea, c'è dei bei muri. Non sembra vero di vedere ancora tutta sta neve, porca miseria, ce n'è, non ci sembra vero, giù è già quasi praticamente estate, guardate che muro qua davanti a me, sarà più di 2 metri, sì. Più di 2 metri. Siamo scesi dal versante francese, qui c'è un piccolo laghettino pieno di violette, di fiorellini bianchi, fiorellini gialli. Le marmotte sono già fuori. Spesso e volentieri attraversano la strada, quindi invitiamo tutti, quando fate i colli, soprattutto questo, che ci sono tantissime marmotte, di fare attenzione. Stiamo proseguendo a scendere dalla versante francese, questa è la strada. Qui le strade sono più belle che verso l'Italia, in genere le strade francesi dobbiamo dare atto che ci sono un po' meno buche. Stupendi. Qui siamo nei pressi di Saint-Véran. Avevamo già fatto un video su Saint-Véran, se andate a rivederlo, è un paesino carino, caratteristico francese. Abbiamo anche incontrato due simpatici amici. Ciao piccolino, due asinelli. Ciao bello, ciao, c'è tutte le mosche. E tu? Sono due asinelli qua sulla strada, che carini. State bene qua al sole in mezzo ai fiori? Sentite che cinguettio. Adesso scendiamo dalla parte francese, stavamo quasi pensando di andare verso il lago di Embrun, così ve lo facevamo vedere, che è un lago molto bello che c'è in Francia. Della discesa lato francese, qui la zona del Queyras, qui a destra si va a Listolas, a Bries, qui c'è un centro dove si vendono prodotti tipici. Adesso proseguiamo in giù, vediamo se riusciamo ad arrivare al lago di Embrun. Andando giù vi facciamo vedere c'è un castello che è carino da vedere, diciamo, sulla strada, la strada che si chiama Château Queyras. Quello che vedete lassù è Château Queyras. Nella tratta di Gorge du Guil,
Adesso faremo un sacco di... ci sono tante piccole, come si dice, gallerie nella roccia, e tutto in un orrido, in un tipo un canyon, è molto stretto, quindi faremo questa strada per arrivare giù verso Embrun. Qui c'è sempre da sperare di non incrociare altre macchine, perché sono veramente strette queste gallerie, sono proprio scavate nella roccia. Sono strette e abbastanza buie, c'è giusto due lucine, strette strette. Questa qua è un pochino più larga, questa è più larga. Qua c'è la roccia, è proprio a strapiombo, un punto molto bello. Male che non abbiamo incrociato nessuno. Il paesino che abbiamo appena passato è Piestre. In Francia si colgono degli scorci di campi pieni di papaveri, e quelli azzurri, blu, quelli lì a spiga non saprei che fiori sono. Se qualcuno lo sa, ce lo dice. C'è questo campo di grano con tutti questi papaveri, questi fiordalisi, è spettacolare. Qui siamo al paese di Embrun, è un paese molto carino. Stamattina c'è anche il mercato, peccato che è un po' tardino. Volevamo andare prima verso il lago che c'è giù sotto, che sarebbe il lago di Savine, per farvelo vedere. Tutto al più, se ci fermiamo stanotte, domani vi facciamo vedere domani il paese di Embrun. Proviamo a proseguire verso il lago. Siamo arrivati a Savine, adesso vi facciamo vedere com'è il lago di Serponçon. Questo è il ponte che attraversa il lago di Serponçon. Qui potete vedere il lago. Ci sono anche i traghetti che fanno fare i giri sul lago volendo. È molto grande, è un lago artificiale, però è veramente stupendo. A me è sempre piaciuto. Ci sono tanti bei ricordi qui. Ai bordi del lago c'è un sacco di ristoranti dove si può mangiare, e dal profumino dubito che mangerò sul camper. Vi facciamo ancora vedere il lago passando sul ponte. Guardate che bello questo lago. Peccato che c'è qualche nuvolo, è andato via il sole, però è veramente bello, bello, bello. Qui ci sono un sacco di aree attrezzate nei paraggi. Ciao Bat! Preso un attimo con Pupino. Là si vede bene il ponte, quello che c'è di là è Savine-le-Lac. Qualche gabbiano che gira, ce ne sono parecchi qua. Al lago di Serponçon, foto ricordo.
Visto che è uscito un sole spettacolare, ci siamo fermati in questa bellissima piazzola con vista lago a fare pranzo. Chi è che vuol chiudersi in un ristorante e rinunciare a una vista così? Abbiamo mangiato lì sopra. Bate sta parlando con dei motociclisti tedeschi. Qui c'è molto vento, è una zona particolarmente arieggiata, infatti non si soffre mai il caldo perché c'è sempre una bellissima arietta fresca. Temperatura ideale, ci saranno sui 20-21 gradi. Bene, adesso siamo tornati verso Savin-le-Lac, facciamo due passi dove c'è dei negozietti mentre ci prendiamo magari una baguette di pane o qualcosa, perché siamo scarsi, perché non pensavamo di fermarci. Non pensavamo di fermarci, quindi. Però ci siamo fermati ed è bello. E poi cercheremo un piccolo campeggino, una piazzola dove metterci per stasera e stanotte. Vi faccio vedere magari un po' com'è qui Savin, così vi fate l'idea. E ci vediamo dopo. Giusto due moto. Qui c'è una pizzeria e qua c'è una boulangerie patisserie, che hanno il pane, panini, pizza. Adesso abbiamo preso una baguette, giusto avere un po' di pane. Adesso andiamo a vedere un campeggino che c'è in un paesino poco sopra che si chiama Santa Pollinera. E andiamo a vedere com'è. Non ci siamo mai stati, vediamo com'è. Il campeggino sarebbe questo. Siamo arrivati su, non c'è nessuno. Adesso andiamo a dare un'occhiata, che qui sopra c'è un laghetto e poi decidiamo se fermarci qua oppure no. Dunque, questo è il laghetto di Santa Pollinera. È iniziato a piovere, pioviggina, però di là è molto bello. Siamo stati una volta, è tutto pieno di tavoli, c'è tutto il bosco, poi si può stare in riva al lago a prendere il sole. Veramente un bel posto, peccato che adesso è arrivato un nuvolone e piove, però è bello, giuriamo che è un bellissimo posto, da venirci col tempo migliore. A chi piace c'è anche un piccolo... qui si dice dove si gioca a mini golf. Là ci sono dei bellissimi mangiciondoli con dei bellissimi fiori bianchi. E qui c'è un baretto dove abbiamo mangiato diverse volte, un bistrò dove si mangia cose particolari o comunque anche solo un'insalata. È un posto carino. Cambiato idea, niente campeggio a Santa Pollinera, torniamo giù verso Savin e magari andiamo a metterci o in qualche area camper giù o in qualche campeggio giù, ma più vicino al lago. Poi qui si cambia idea, così un po' Nadia cambia idea, notare l'espressione di Bat. Dai, va bene, ci vediamo dopo. Eccoci, trovato campeggio, siamo venuti dove venivamo sempre gli scorsi anni, infatti lì dietro c'è il nostro camper. C'è pochissima gente perché comunque siamo ancora a giugno, quindi poi qui è un campeggio molto tranquillo proprio, sempre stati bene qua. Siamo proprio riva lago, quindi vi faccio vedere, proprio riva lago. L'unica cosa è che adesso è scurissimo, quindi mi sa che di stasera farà due gocce. Adesso stiamo ancora un attimino, facciamo due passi con Pupi e poi andiamo a fare cena. E comunque quando non si sa cosa fare sul camper per cena, pasta, spaghetti non mancano mai, ci apprestiamo a fare un po' di sughetto. Quindi un po' di cipolla, un po' d'aglio, poi una bella latta di polpa mutti, un pochino d'olio ovviamente, e poi ci mettiamo... due olive e due capperi e facciamo un sughetto coi fiocchi.
Il soffritto strigola, giù la polpa. Voilà. Ora giù, due olive, anche qualcuno in più. Ancora due olive, va, non guastano mai. Aggiungiamo due tapperi, voilà, il sugo è bene che pronto. E poi ho aggiunto ancora un pochino di origano, un cicinin di sale, ma poco e un pochino di origano. E voilà, il nostro sughetto è quasi pronto, c'è un profumino. Che buono! Comunque adesso sta piovendo, infatti abbiamo dovuto tirare il tendalino per poter lasciare un po' uno spiraglio aperta la porta. Faccio vedere anche il lago con la pioggia. Prima ha fatto un bel tuono, anche adesso tuona, ragazzi, qui si fa pappa e nanna. Ed eccoci qua con i nostri spaghetti. Buon appetito a tutti e buona serata sotto la pioggia. Eccoci di prima mattina al lago di Savine, cioè il lago di Serponçon per essere più precisi. Guardate che bello, ha piovuto tutta la notte, però stamattina è bello. Dove abitiamo noi piove, invece qui in Francia è sempre un pochino più ventilato, quindi ha tenuto un bellissimo tempo, cioè oggi danno abbastanza bello. Vi faccio vedere il panorama perché è molto bello, guardate che carino, bello bello bello. Oggi possiamo ancora starcene un po' qui al laghetto e poi faremo il rientro su, ripassando verso il Colle dell'Agnello, o vediamo se fare il Colle della Maddalena o un altro tragitto. State con noi, adesso vado a fare colazione, ma questa mattina piatto piange, ho pochi biscotti, mangeremo una crostatina con un po' di caffè e un po' di latte e poi ci vediamo dopo. Sono un po' assonnata, ci sono gli uccellini che cinguettano, che bello, mi mancava tanto questo laghetto. Guardate che bello, c'è gente che pesca là, c'è un signore con la barca che sta pescando. Guardate che bello. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao 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 ciao. Ciao Pipì, buongiorno. Bene, siamo venuti in Brun, qui c'è un grosso parcheggio dove si può parcheggiare, vi facciamo vedere un pochino com'è l'interno del paese. C'è una bella chiesa, purtroppo il campanile è in ristrutturazione, quindi c'è qualche impalcatura, peccato perché è molto bello. E lì c'è una rupe dove si vede tutto sotto in basso, è carino, è da vedere. Allora, questo è il centro del paesino, stamattina c'è poca gente perché è lunedì mattina, c'è anche un posto qua dove affittano le bici elettriche, quindi se qualcuno necessita... c'è anche le bici elettriche. E poi facciamo giusto due passi qui, anche come dico, stamattina è lunedì mattina, quindi c'è pochissima gente, i negozietti saranno anche un po' chiusi. Se si viene di sabato ad esempio è molto, c'è tantissima gente, anche perché c'è il mercato, quindi c'è un sacco di gente. Qui ci sono un sacco di baretti, locali dove si può mangiare soprattutto crepe, in genere insalate. Le insalate francesi sono buone, eh? Dobbiamo ammettere che noi o crepe o insalate prendiamo. Questo è il centro del paesino. È carina la borsa con i micetti, la voglio, la voglio. Quanti saponi qui, non mancano i saponi di Marsiglia. Ok, era per farvi vedere un pochino com'è il centro di Embrun, carino, qui c'è anche un fioraio con dei fiorellini. Praticamente siamo quasi al fondo del paese e adesso vi portiamo su verso la chiesa. Qui invece c'è una bellissima piazzetta dove di sabato c'è il mercato e a volte ci sono anche delle feste. Ci sono due alberghi qua nei pressi, molto carina anche questa piazzetta. E ora su verso la chiesa. Allora, questo è il giardinetto che c'è accanto alla chiesa e qui di fronte, vi facciamo vedere, c'è praticamente una rupe dove si vede tutto il panorama sottostante.
adesso vi faccio vedere cosa si vede giù dalla rupe. Voilà, questo è il panorama qui sotto, che si vede un po' tutta la, diciamo, la valle, e giù al fondo si vede il lago. Come vi dicevo, questa è la chiesa. Peccato, appunto, adesso facciamo il giro dove c'è il campanile e ci sono le impalcature, però come chiesa è molto bella. Allora, il nome di questa chiesa è la Cattedrale de Notre Dame du Real e risale al 1170. Bene, è giunta l'ora di ripartire, adesso facciamo un pezzettino di tragitto, poi ci fermeremo a mangiare verso sulla strada del ritorno. Allora, siamo per strada, ci siamo fermati a fare pranzo, siamo andati a fare delle bellissime foto dei nibbi. Adesso faccio alla veloce due crepe per pranzo, ma veloci veloci, eh! Allora, due uova, aspetta che non riesco a romperla qua. Allora, uno. Due. Devo pure sbattere la roba, le uova, in questo contenitore perché sono scarsa di piatti. Poi ho una goccia di latte, metto tutto quello che ho perché ne ho pochissimo. Voilà. Metto un pizzichino di sale, ma proprio poco poco poco. Sbattiamo. E poi aggiungerò un pochino di farina. Verranno giusto due crepe, penso. Mettiamo un pochino di farina. Diciamo facciamo già due cucchiai, poi vediamo. Tanto deve restare una pastella spessa, siamo già al limite, voilà, bastano già, qua ce ne sarà giusto giusto per fare due crepe.
ma tanto siamo di corsa, quindi va bene così. Battiamo bene. Ok, adesso ho messo un pochino d'olio nella padella e accendiamo il gas. Quando l'olio è un pochino caldo, mettiamo giù le nostre crepe, una per volta. Giù una crepe. Voilà. Bisogna solo spanderla un po' così. Ok, è quasi pronta, più che una crepe, quasi una frittatina, perché avevo più uova che latte, però va bene, poi uno le riempie come vuole, poi mette delle verdure, o altrimenti noi abbiamo un pochino di prosciutto che mangiamo poco, ma ne leva niente, e un po' di formaggio. Mettiamo giù l'altra crepe. Crepe frittatina, via. Allora, adesso io metto dentro alle due crepe un pochino di Philadelphia, un po' di prosciutto e sono pronte da mangiare. Praticamente in 5 minuti facciamo pranzo, via. Voilà, una fettina di prosciutto e arrotoliamo. E voilà, una è pronta, mettiamo l'altra, prosciutto, arrotoliamo, voilà. Bene, le nostre crepes sono fatte, ma velocissime in 10 minuti. Buon appetito e ci sentiamo ancora dopo per i saluti per il rientro. Ciao ciao! Bene, siamo sulla via del ritorno, facciamo dalla parte di Briançon, scenderemo a Sestriere e torneremo a casa. Ci vediamo, magari vi facciamo vedere qualche scorcio proprio velocemente nel tragitto. Ci vediamo la prossima volta per un'altra gitarella, sempre insieme a voi. Ciao ciao! Stiamo passando a Briançon, questo è il paese di Briançon. Quello che vedete lassù è il forte di Briançon. Eccoci al Mont Ginevro, questa è una zona molto famosa per le sue piste da sci. Siamo quasi arrivati a Sestriere e piove, piove ben bene. Non nevica, ma insomma piove. Quindi vi salutiamo sotto la pioggia, occasione per rivedersi, sentirsi la prossima volta per un'altra gita, come vi ho già detto, sempre insieme a voi, vi vogliamo bene. Ciao da Nadia e Bart. Ciao.